lì ci vediamo il 25 agosto a Villa Rosa di Martinsicuro. Il 26 agosto al Cuore Adriatico di Civitanova Marche. E il 27 agosto al Parco Oltremare di Riccione. Balleremo, ci divertiremo tantissimo e faremo tante foto. Non vediamo l'ora di vedervi tutti. Ciao! E adesso la coloro. Sto disegnando me. Vi piace? E mi sto disegnando nel nostro nuovo magazine. Perché in questo nuovo numero c'è una pagina in cui potete disegnare quello che volete. E c'è una super novità. Una volta che finite il disegno, fate una foto e inviatecelo. Ci sono le istruzioni qui sotto. Potete inviare a questa email tutti i vostri disegni o magari anche delle vostre foto col magazine o con i disegni. E così alcune di tutte quelle che riceveremo saranno nel prossimo numero del magazine, saranno stampate nella pagina. E così potrete esserci anche voi nel prossimo numero. Non vediamo l'ora di vedervi tutti e vedere i vostri disegni e poi scoprire insieme chi di voi sarà nella prossima uscita. Nel frattempo trovate la nuova uscita del magazine in tutte le edicole adesso. Chi di voi l'ha già preso? E quando lo prenderete vi divertirete tantissimo con tutte le curiosità, le rubriche, i giochi e tutto quello che c'è all'interno. E poi buon disegno. Io continuo a colorare. Però forse i capelli un po' più scuri, così. Secondo voi mi somiglia? La maglietta rosa? Provate a disegnarmi anche voi e poi vediamo se siete più bravi di me. Cos'è stato questo rumore? Eric, sei tu? Eric, dove sei? Bah, niente. Continuiamo. Ehi, ho battuto la testa! Che è stato? Ha parlato qualcuno, l'avete sentito? Chi è? Ehi, c'è qualcuno? Ehi, chi è stato? Ho sentito qualcuno parlare. Buongiorno ragazzi, io sono la bambola cattiva. Ok. Sono Eric, mi avevate riconosciuto? Ma oggi sono la bambola cattiva. Sì, è anche un po' brutta. E avete già capito che questo qui sarà uno scherzo incredibile che sto per fare a Dominique. Sono sicuro che si spaventerà e urlerà tantissimo, è vero? Sì, è vero! E noi ci divertiremo tantissimo! Puoi dirlo forte! Ok, la smetto di parlare con una maschera. Sì, smettila in effetti! Ok. E adesso, in azione! Pronto! Non dite a nessuno che mi avete visto, ok? È ancora lì e mi sta cercando. Sì, poco fa sono caduto, non doveva andare così, ma ci penso io adesso. Stavolta andrà meglio. Non dobbiamo fare altro che aspettarla qui dietro. Arriva, arriva, arriva. Dove scappi? Io sono la bambola cattiva! Aiuto! 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 E quello cos'era? Chi era? Ma è terrificante! Lo vedete? Se ne andate! Missione compiuta! Ha detto bambola cattiva? E che significa bambola cattiva? In effetti sembra tipo una bambola! Avete visto che faccia? È una faccia orribile! È una bambola brutta, distrutta! Ma com'è possibile? Non può essere davvero una bambola! Chi è? E soprattutto cosa ci fa qui? Perché in casa nostra? E perché è saltato fuori in quel modo facendomi spaventare? Eric! Eric dov'è? Oh no! Eric forse è in casa, devo subito avvisarlo. Devo dirgli che c'è uno strano tizio che dice di essere una bambola cattiva. Devo andare ad avvisare Eric. Andiamo. Cosa vuole? Ma se n'è andato. Non c'è più lì. Sbrighiamoci, troviamo Eric prima che lo trovi lui.
Ehi, Dominique, ma dove corri? Eric, sei qui! Che ti succede? L'hai visto? Hai sentito? No, non ho visto niente, non ho sentito niente, sono appena uscito, di che parli? Non puoi capire, Eric, c'è una bambola cattiva qui! Cosa? Fai così perché hai visto un bambolotto? No, non è un bambolotto, è una bambola cattiva tipo alta così, è gigantesca, è terribile, Eric! Ma di che parli, una bambola gigante? Ma cosa dici? Eric, lo so che è strano, ma io ero in giardino, ho sentito un rumore, poi l'ho visto e mi ha salutato! Era gentile allora! No, 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 ha una faccia terribile, ha la faccia tipo di plastica, perché dice, ha detto lui che è una bambola cattiva, ha detto lui! Dominique, quello che dici è impossibile, forse lo hai immaginato, per caso hai visto un film spaventoso ultimamente? No, non l'ho immaginato, dico sul serio, Eric, devi stare attento perché era qui, un attimo fa era qui, potrebbe essere... Ovunque, Eric, stai attento! Ok, come vuoi, starò attento, starò in guardia, però nel frattempo vado a giocare ai videogiochi e non farò nient'altro, andrò solo a divertirmi giocando ai videogiochi. Ciao Dominique, stai attento anche tu. Dico sul serio, Eric! Ok, guardate attorno per questa bambola cattiva che potrebbe arrivare da un momento all'altro, ciao! Ma è assurdo! Non mi ha creduto! Ok, in effetti è strana come cosa, lo ammetto. Però Eric ha sempre paura di tutto e adesso non mi crede. Come fa a non essere spaventato? L'abbiamo vista, ragazzi! L'avete vista anche voi! È molto strano, ci deve essere una spiegazione. Dobbiamo capire di cosa si tratta. Ma nel frattempo stiamo attenti. Dove sarà andata adesso? Eccolo lì. Oh, dove va adesso? Dove sta andando? Forse mi sta cercando? Ma... perché ha preso quel gonfiabile? Cosa vuole fare? Vuole distruggerlo? Che fa? Lo indossa? Vuole fare un bagno in piscina? Sì, sta andando in piscina? No. Oh oh! Secondo voi mi ha visto? Ti ho trovato e ti prenderò! Ah! 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 Aiuto! Aiuto! Mi segue! Ah! Perché mi stai seguendo? Perché mi ha... Cosa vuole? L'ho seminato? Va dall'altra parte. Non mi ha visto. Ah. Forse non ci vede molto bene. Oh mamma, che paura che ho avuto. Avete visto? Mi inseguiva? Ma perché? Cosa vuole fare? Ah, Eric, Eric, Eric! Ehi! Hai visto? Hai sentito? Sta attento, vieni qua! No, 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 no. Vieni! Sì. Come hai fatto a non vedere niente? È stata di nuovo qui, ma stavolta mi ha inseguito, mi inseguiva e aveva tipo una clava! No, Dominique, te l'ho detto, stavo giocando ai videogiochi e comunque non ho sentito niente. È molto strano. Ma sei sicura che esiste veramente? Certo, Eric, altrimenti chi mi ha inseguito un attimo fa? Mi ha inseguita! Sì, ma non può essere una bambola. Magari era un cane? Un cane. Sì. Era gigante, ti ho detto! Un cinghiale? Un cinghiale, no. Una mucca? Dentro casa! Può essere. Dico sul serio, Eric, era una bambola cattiva, l'ha detto lui, e poi ha tipo una clava. È terribile, è davvero brutto da guardare. Certo che è strano. Come mai se c'è questa cosa terribile insegue solamente te e non insegue me? La vedi solo tu e io non la vedo? È molto strano. In effetti è strano. Significa che ce l'ha con me! Non vuole niente da te, ce l'ha con me! Ma perché? Che cosa gli ho fatto? Ho un'idea, gli preparo un agguato. Lo vuoi cogliere di sorpresa? Come? Dimmi di più, fammi sapere, dammi informazioni. Lui sta cercando di prendere me, ma lo prenderò io. Mi nasconderò in un posto e poi salterò fuori all'improvviso per acciuffarlo. Ah, buon piano! Ma ci vuole un nascondiglio molto buono. Ci hai già pensato, me lo puoi dire? Sì, sotto la piscina, mi nascondo lì, è perfetto. Sotto la piscina è ottimo, grazie per l'informazione. Grazie cosa? Oh, niente, però stai attenta a non farlo sentire alla bambola. Giusto, potrebbe essere ovunque, è andato da quella parte poco fa. Sì, potrebbe essere proprio ovunque, potrebbe ascoltarti. Ok, vado a nascondermi. No, aspetta! Ti serve qualcosa per catturarlo, no? Sì, in effetti sì, vado a prendere qualcosa dentro. Visto che non vuoi aiutarmi, vedrai quando l'acciufferò. Oh sì, certo. Oh sì, ti aiuterei, ti aiuterei. Solo che ho da fare. Dominique ci è cascata in pieno. E adesso in azione.
Eccomi, ho preso questa. Una rete. Gliela lancerò addosso non appena lo vedrò passare. Visto che non fa altro che aggirarsi per il giardino, passerà da quella parte prima o poi. Andiamo a nasconderci. Lì. Questo è un nascondiglio perfetto. Non dobbiamo fare altro che entrare qui dentro. Ciao! L'ho fregata! Aiuto! Oh mamma, deve smetterla di farmi spaventare in questo modo! Com'è possibile? Che ci faceva lui lì dentro? Deve avermi sentito poco fa, mentre parlavo con Eric. Ha sentito del mio nascondiglio ed è andato a mettersi lì. Mi ha fregato. Questa situazione sta diventando sempre più strana. Devo stare attenta. Qualunque cosa voglia quel mostro, devo scoprirlo, ma facendo attenzione. Eric! Ehi, Eric! Ehi, Eric, stai attento! L'hai preso, l'hai catturato, ci sei riuscito! No, parla piano! Nasconditi, sta attento! Potrebbe essere ovunque! Ovunque? Ma qui non c'è nessuno! Oh no! Lo vedo, Dominique! È una bambola gigante cattiva! Scappa, Eric! Scappa, scappa! Ed è terribile! Allora avevi ragione! Esiste davvero! Ah, ora mi credi? Scappa, non urlare! No, Dominique, tranquilla, io non fuggo mai, ci penso io, brutta bambola, a noi due! Cosa? Eric! Oh no, oh no! No! Ferma! Eric, ma che fa? Aiuto! Ah! Aiuto! Aiuto! Oh no, Dominique, mi ha preso, è terribile, mi ha catturato, mi ha preso! Catturato! Ehi! Bambola! Dove siete? Ehi! Ehi! Qui non c'è! Eric! Dove sei? Ma com'è possibile? Perché stanno succedendo queste cose? Che faccio adesso? Eric! Eric, dove sei? Eric! Eric! No, Eric! No! Sei Eric! No, assolutamente no! Come hai fatto a riconoscermi, Dominique? Hai perso la maschera. Ho perso la maschera. Oh no, è vero! Dov'è la maschera? Oh no, è lì sotto! Eric, che stai facendo, Eric? Sono una bambola cattiva! Eric, dacci un taglio! Smettila! Come ti è saltato in mente, Eric? Eri tu! Sei sempre stato tu! È stato divertentissimo! Ci sei cascata in pieno! Ma divertente cosa, Eric? È stato tremendo! È stato bellissimo, hai avuto paurissimo! Eric! Non ho parole! Me la pagherai, Eric! Molto cara! Ragazzi, ce l'abbiamo fatta! Questo qui è lo scherzo migliore di sempre, sì! Insieme, insieme, insieme.